Le tecniche laparoscopiche in chirurgia bariatrica alla Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro, un centro di eccellenza. Nasce dall'idea di una personal trainer veneta, lo Stride Work Fit, sintesi tra fitness e Nordic Walking. L'obesità è una malattia, lo ha riconosciuto la Regione Veneto, che ha inserito nei LEA i livelli essenziali di assistenza agli interventi di chirurgia bariatrica. La Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro, in provincia di Rovigo, è un centro di riferimento per interventi che trattano questa patologia. Qui operano equip multidisciplinari. Il paziente che si reca da noi perché ha un problema di obesità viene prima studiato da varie figure professionali che vanno dallo psicologo, ovviamente dal nutrizionista, il diabetologo, l'internista a seconda ovviamente delle esigenze, lo pneumologo perché spesso ci sono problemi respiratori e alla fine viene inquadrato dal chirurgo. Viene valutato ovviamente un parametro rappresentato dal rapporto tra peso e altezza che viene espresso da un numero e la legge ci dice che oltre questo numero, se il numero è un valore sufficiente, può essere avviato a un processo di chirurgia fornito dal Sistema Sanitario Nazionale, altrimenti no. Ovviamente questo dato varia a seconda che ci siano comorbilità o no, perché il paziente che è diabetico, che è iperteso, anche se non è così grasso, può avere la possibilità di accedere al servizio. Concluso tutto questo iter, se anche l'anestesista dà ovviamente l'ok, perché è un intervento che viene fatto in anestesia generale, lo si avvia alla chirurgia. Una specializzazione acquisita anche grazie alla collaborazione con Sergio Carandina, chirurgo che lavora in Francia dove ha affinato le tecniche laparoscopiche applicate alla chirurgia bariatrica. Le tecniche che possiamo applicare per quanto riguarda la chirurgia bariatrica sono, come diceva il dottor Sartori, sono tecniche che appartengono sostanzialmente a due famiglie diverse. Una parte sono tecniche restrittive come l'anello gastrico o come un intervento che viene considerato dai più come recente, in realtà è un intervento che è stato ideato già più di 10 anni fa, che è la gastrectomia longitudinale o, secondo gli inglesi, la sleeve gastrectomy. Ed è un intervento che appartiene prevalentemente alla famiglia degli interventi restrittivi. Poi ci sono gli interventi che hanno una componente restrittiva e una componente malassorbitiva, che sono sostanzialmente i bypass. E alla fine la terza famiglia, che sono interventi dove praticamente la componente restrittiva è presente ma meno importante, sono prevalentemente gli interventi di tipo malassorbitivo. Questi tre famiglie di interventi hanno, diciamo che sono indirizzate su differenti tipi di pazienti, perché non si può pensare che i pazienti siano tutti uguali e non si può vedere il paziente solo sulla base del peso, ma bisogna vedere il paziente, per quello poi c'è anche tutta una preparazione preparatoria, sulla base del comportamento psicologico, del rapporto che ha con l'alimentazione e l'età è molto importante, quindi ci sono differenti famiglie per differenti tipi di pazienti e il post-operatorio è differente proprio perché hanno risultati che possono variare anche in maniera molto importante. 25 è il numero di riferimento per stabilire se un individuo è un normopeso e scaturisce dal rapporto altezza-peso corporeo. Tra 25 e 30 l'indice è sintomo di sovrappeso, oltre c'è la malattia. Predisposizione genetica, cattiva alimentazione e sedentarietà tra le cause dell'obesità. I fattori possono essere diversi, esistono cause di tipo metabolico ed è per questo che li si fa visitare prima da un endocrinologo o da un internista, possono esserci cause legate alla psicologia e quindi a un approccio al cibo sbagliato, possono esserci problemi legati all'attività fisica, alla scarsa attività fisica o a un errato tipo di alimentazione. Ovviamente si cerca di agire su tutti questi punti e qualora si siano provate ormai tutte le strade e non si trovi il risultato in altro modo, si viene indirizzata alla chirurgia. Lì il chirurgo non ha la bacchetta magica. Il chirurgo fa il 50% del lavoro, il restante 50% è svolto dal paziente. Il chirurgo segue il paziente nel periodo post-operatorio, il paziente però deve, diciamo tra virgolette, metterci del suo, quindi venire alla visita col chirurgo, soprattutto seguire il nutrizionista, qualche volta, come dicevamo prima, lo psicologo può essere ancora molto importante, e incominciare un'attività fisica. Un intervento chirurgico, se con un adeguato follow-up, garantisce dei risultati ottimi, indipendentemente dal tipo di famiglia, ci sono risultati diversi, ma sono risultati ottimi. Un paziente, diciamo che l'intervento chirurgico in alcuni pazienti che seguono le regole, che seguono l'iter corretto, può essere definitivo. È vero che in una grossa percentuale di pazienti è necessario fare
un secondo intervento chirurgico, che può essere o un completamento del primo intervento, ma in quel caso lì una strategia operatoria che viene decisa prima, oppure per recuperare qualche piccolo errore che è stato fatto nel post operatorio dal paziente, magari dal punto di tipo alimentare o perché non ha comunque seguito le regole come andavano seguite, e questo alla lunga può portare a una ripresa di peso. Esistono due tipi di intervento fondamentalmente. Esistono gli interventi che vengono definiti restrittivi, perché si diminuisce la capacità di contenere il cibo dello stomaco e quindi si impedisce al paziente di mangiare. Esistono gli interventi che sono malassorbitivi e quindi impediscono all'organismo di assorbire i nutrienti. Esistono interventi che coniugano le due cose. È ovvio che dopo l'intervento si dovrà essere seguiti da un nutrizionista per bilanciare ovviamente le esigenze minime, in modo che sia un percorso che ti porta alla salute e non a evidenziare altri problemi. La chirurgia bariatrica è una terapia efficace, le tecniche laparoscopiche ne hanno ampliato l'applicazione grazie all'abbattimento delle complicanze infettive del postoperatorio e alla rapidità di recupero. L'approccio laparoscopico ha permesso di operare in maniera molto sicura pazienti che sono complicati perché sono grandi e complicati perché sono fragili come i pazienti obesi. La laparoscopia è stata quella che ha permesso di l'esplosione di questo tipo di tecniche, perché prima le tecniche di chirurgia addominale aperta erano tecniche gravate da altissime complicanze, soprattutto infettive. È l'unico trattamento per indice di massa corporea superiore a 40. Chi è obeso ha un rischio dalle 3 alle 15 volte superiore di un normo peso di sviluppare malattie cardiovascolari importanti o addirittura letali, tumori al colon e diabete di tipo 2. Lo stride work fit è un'innovazione del fitness per allenamenti aerobici potenzialmente buoni anche in età avanzata. Utilizza musiche per dare un ritmo variabile a chi si allena, sfruttando però il supporto di bastoncini carbonio simili ma non uguali a quelli del Nordic Walking. Stefani Gabrielli, che come abbiamo già spiegato in un'altra puntata ha contribuito all'ideazione di questa specialità, ci spiega come avvengono i tre momenti di un allenamento che, ripetuto un paio di volte alla settimana in sedute di circa 3/4 d'ora ciascuna, mostra nel tempo i suoi benefici. Allora, il basso impatto va bene per chi comincia, per chi non ha, chi inizia a fare un po' di attività fisica che è fermo da tanto tempo, quindi va bene dalla casalinga che è tanto che ferma, dalla mamma che magari ha partorito da poco e quindi magari vuole riprendere a fare attività fisica, a tutto il target anche delle persone di una certa età, perché appunto abbiamo detto il basso impatto si può lavorare con chiunque. Nell'alto impatto ecco che man mano che le persone che si allenano con il basso impatto le si porta pian pianino a fare dei lavori di interval un po' più graduale e quindi si incomincia ad entrare nell'alto impatto, dove andiamo a stimolare prevalentemente l'attività cardio, e successivamente l'interval training vera e proprio, la fase allenante, va bene proprio per quelle persone che cercano, che ormai sono già da tanti anni che ormai fanno fitness e che quindi vogliono qualcosa di più dinamico dove sentono lavorare. Ecco che l'interval training ad alto impatto andiamo proprio a stimolare quelle persone, ad accontentare questa gamma di persone, visto che l'attività nel fitness ce ne sono tantissime. Vai, un altro giro qua, il ginocchio. 2, slancio fuori la gamba doppia. Una pratica sicura per chi la sceglie come allenamento. Periodicamente l'associazione italiana Stride Work Fit forma i suoi istruttori alla palestra di Camisano Vicentino. In quelle due giornate praticamente volendosi uno sta molto attento, gli si dà una stagione intera. Noi come associazione italiana Stride non diamo nessun CD di lezioni o quant'altro, diamo la possibilità in quelle due giornate di riprendere tutto quello che si fa. E si parla ovviamente un po' anche di base, di teoria di base, gli si dà una infarinata di teoria, anche se comunque normalmente uno che viene a fare una formazione ha già qualcosa poi alle spalle, quindi. Però lavoriamo molto molto sulla pratica, quindi. E poi c'è un esame finale la domenica dove la docente, che è Stefania Gabrielle, decide se dare o meno l'attestato per insegnare Stride, se è idonea. Se non fosse idonea, la fa ritornare alla prossima data e gli fa rifare gli esami. Un altro giro, vai, vai. 3,
Nei mesi estivi il Nordic Walking invoglia maggiormente alla pratica in ambienti esterni, ma chiediamo, sono complementari lo stride e il Nordic Walking? Diciamo che l'uno completa l'altro, perché mentre magari nel periodo invernale uno tende a stare più in palestra, nel mondo del fitness, nel Nordic Walking uno vuole stare prevalentemente all'aria aperta. Quindi se nel periodo estivo uno vuole fare attività all'aperto, ecco che può fare lavoro col Nordic, però c'è sempre il lavoro comunque estivo anche in palestra, quindi ecco che lo stride è a 360 gradi, 365 giorni all'anno.